Attimi di paura quelli vissuti venerdì pomeriggio a Santa Caterina Valfurva. Le immagini che vediamo realizzate da un turista diffuse sui social si riferiscono alla fase di atterraggio del potente elicottero CH-47 d'esercito giunto in Valtellina per il trasporto a Santa Caterina di un generatore di energia elettrica con serbatoio ausiliario. Durante il secondo volo, per un'emergenza sulla quale sono in corso accertamenti, l'elicottero ha anticipato di alcune decine di metri l'atterraggio. Lo spostamento d'aria è stato importante, sollevando tavoli e pannelli. Feriti tra i turisti: un 65enne, un 18enne e un bambino di 10 anni trasportato in osservazione al Morelli. Attivato dal Dipartimento di Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza Ruinon, l'elicottero ha decollato da Viterbo alla volta di Bormio.